Bar Giomba. Attualità, ospiti, allegria e tanta buona musica. Conduce in studio Giomba. Ok, dovremmo esserci. Eccoci qua, eccoci qua. Una buona serata a tutti, cari amici. Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con il Bar Giomba. Una buona serata a tutti voi. Alle 22 e 31 minuti primi. Quindi siamo insieme per questo bello appuntamento. Sono felice soprattutto per il fatto che non sarà un appuntamento qualsiasi, ma è un appuntamento che ha qualcosa di particolare, e ha un qualcosa di particolare perché, come ho più volte annunciato in questi giorni, insomma nelle ultime 24 ore, abbiamo un ospite che per me è molto, molto importante, oltre ad essere veramente un amico da tanti anni, che ci guida verso un argomento che è davvero molto interessante. Infatti, come avete visto dallo splash di attesa, parliamo di manga, ma e non solo, perché parliamo di riferimenti alla cultura greco-romana nei manga e nell'animazione giapponese, e per farlo ci avvaliamo delle conoscenze, penso probabilmente di una persona che a Palermo è tra quelle che ne sa di più, ma credo non solo a Palermo, ma ce lo faremo spiegare da lui. Quindi do il benvenuto al Bar Giomba, ed è per me un immenso piacere, a Vincenzo Anselmo. Ciao Vincenzo, una buona serata e ovviamente Ciao, buonasera a tutti. bentornato al Bar Giomba. È un piacere ovviamente averti nuovamente ospite. Abbiamo fatto un bel podcast qualche tempo fa, quindi la cosa, sai, sicuramente fa sempre piacere. Ed è bello ritrovarsi. Caro Vincenzo, io ho voluto fortemente che tu appunto stasera fossi qui proprio per raccontare e per raccontarci proprio di comune accordo, proprio dopo aver visto insieme di questa passione che io conosco, perché veramente ti conosco da tanto tempo, però è bello parlarne, soprattutto perché ci sono dei riferimenti, anche come parlavamo nei manga, ma anche nei film di animazione giapponese, a quella che poi è la vera e propria storia greco-romana che tutti noi conosciamo. Facci un excursus generale, spiegaci in che modo questo si vede proprio materialmente, praticamente in queste pubblicazioni audio e comunque Allora, video. sì. Prima di tutto diciamo, questo diciamo, utilizzo di iconografie o fonti storiche, o per esempio, ci sono sempre degli anime che sono proprio diciamo, biografie di personaggi storici, tipo Scipione l'Africano, Annibale, tipo per esempio Ad Astra, oppure su Archimede, sulla vita di Archimede o Plinio il Vecchio, per esempio. A parte, ci sono anche parecchi riferimenti in ambito di manga o di anime che non hanno proprio diciamo, non riproducono, non parlano di personaggi storici, ma vengono diciamo, non personaggi storici come fuori elencati, ma prendono per esempio. O alcuni, per esempio, prendo ad esempio alcuni simboli della cultura classica e li trasportano in chiave fantascientifica, oppure c'è per esempio, c'è l'anime di Ulisse 31 e l'anime di Alessandre, che sono tutti e due futuristici, che mi parlano per, diciamo, in linea generale, in maniera, diciamo, quasi perfetta dal punto di vista storico, di due figure, però l'ambientazione è fantascientifica. Hai capito? Quindi effettivamente c'è poi un riferimento che però comunque è importante, comunque realmente si rifà a fatti realmente accaduti. Sì.
Tra l'altro, una cosa pure, esempio, che molti sanno, molto hanno, ad esempio, il più antico riferimento alla cultura classica nell'animazione giapponese risale al 20, tra il 24 e il 25, 1924-25, Quindi parliamo di quando 100 anni fa, quasi. praticamente sì, dove Sanae Yamamoto ha fatto un cortometraggio sulla famosa favola di Esopo, La lepre e la tartaruga. Ah, hai capito. Quindi vedi. Quale motivo? Perché già Esopo era già noto nel XVII secolo Ecco, in quindi Giappone. comunque diciamo che a livello di tempistiche temporali ci siamo. Sì, perché ricordate, questo utilizzo della cultura classica non cade così, dall'albero del Esatto. mondo, odierno. Ma il Giappone ha avuto una, chiamiamola così, attraverso i gesuiti, ha avuto una prima conoscenza della cultura classica tra il 1500 e il 1600. Tant'è vero che c'è stato un gesuita che si chiama praticamente, un attimino, ecco qua, il nome, Alessandro Valiano, che istituì due praticamente seminari, ad Arema ed Azuchi, dove si insegnava ai seminaristi la lingua latina, la lingua giapponese, gli studi classici, i lineamenti della filosofia e della teologia cristiana, e il canto e la musica. Questo è un modo anche per poter attirare più giapponesi e per farli diventare preti. Quindi questo è, un primo contatto con la cultura classica avuta in Giappone attraverso i gesuiti. Hai capito? Ma mi viene così anche curioso pensare come la cultura classica in Giappone arrivi attraverso i gesuiti, quindi guarda poi come la storia si mischia alle vicende comunque dei tempi passati, si mischia comunque poi a quello che diventa l'arte dei mangaka, dei manga, quindi dell'animazione. E questa cosa comunque ha una valenza molto importante perché ci Infatti. dimostra, su questo credo che tu sia d'accordo, ci dimostra come c'è anche, se vogliamo, una sorta di valenza culturale in tutto questo. Poi penso, poi devo aspettare un po' dopo i gesuiti, che famoso sono il famoso quadro dei martiri giapponesi, praticamente, che furono fucilati da Nobunaga. Devo aspettare, avere un contatto di più con la cultura classica, l'epoca Meiji, cioè quando il Giappone esce dal suo feudalesimo ed entra in contatto con la cultura europea. Quindi E quindi ho siamo praticamente alla fine del XIX secolo. capito, quindi comunque già in Sì. un'epoca più, tra virgolette, recente, tra virgolette. Sì, e poi c'è anche da dire che molti magari non conoscono, in Giappone esistono anche delle collezioni di antichità classiche. Ah, interessante, raccontaci, la cosa è Per molto esempio, interessante. abbiamo esempio a Kawasaki, abbiamo la collezione Okuma, che ha delle urne etrusche di Volterra richiusi, o anche vasi pugliesi in ceramica italiota, figure rosse, per esempio. Oppure abbiamo la collezione Akamoto, che c'ha pure collezioni, specchi etruschi, ceramiche villanoviane, sempre figure rosse, ceramica italiota, praticamente. Ho capito, Questi sono alcuni che ho fatto più. ricordami dove ci troviamo, dove sono queste collezioni? Allora, una siamo a Kawasaki, mentre praticamente l'altra è a Kyoto. Quindi Ma ce ne sono molti, molti. Questo te l'ho detto, ne ho dette soltanto due, ma ci sono parecchie reperti di terra greco-romana e anche etruschi in Giappone. ovviamente Vincenzo non lo dirà mai perché non vuole vantarsi, eccetera, eccetera, ma ricordiamo, lo dico io perché tanto lui non lo dirà mai, lo dico io e lui mi lincerà per questo. Vincenzo ha comunque un feedback, anche un curricula studiorum in merito a questo, perché ricordiamo che Vincenzo comunque
Ha studiato e si è formato per tanti anni proprio anche in questo settore. Vincenzo mi ha raccontato delle cose bellissime sugli scavi che ha fatto, sulle cose. Tra l'altro, andatevi a vedere il podcast che abbiamo fatto qualche tempo fa proprio con Vincenzo. Vincenzo, volevo farti soprattutto una domanda, pur seguendo il canovaccio che tu avevi preparato. Per quanto concerne riferimenti proprio diretti a questa cultura greco-romana, ad esempio nei manga, quali sono gli esempi più eclatanti in assoluto? Allora, esempi degradanti, per esempio, abbiamo una monografia, manga monografico, di un autore che è famoso per Kiseju, che è un manga che parla di praticamente alieni che si impossessa di essere umani e poterli mangiare, quindi mi passa da questo di qua a un manga che parla di Archimede. Beh, mi sembra un po' una sorta di, così, di capitombolo, però va bene, insomma, d'accordo. Diciamo, questo manga su Archimede è praticamente la vita di Archimede. Lui infatti utilizza anche la fonte di Tito Livio parlando della morte di Archimede. Archimede fu ucciso da un soldato perché non aveva capito quello era Archimede, perché gli ordini erano stati quando ci fu l'assedio di Marcello, diciamo, prendere Archimede vivo. Il Ecco. soldato ignorò che la persona che stava disegnando in quel momento in mezzo alla strada era Archimede e l'ha ucciso. Questo ciò dice Livio. Bene, quindi non credo che sia andato a finire tanto bene al soldato, In non questo credo manga, proprio. no, sicuramente no. In questo manga, ad esempio, bellissimo, abbiamo la cartina di Siracusa come all'epoca. Ah, bellissimo, un grande Sì, reperto storico, assolutamente. Era molto diverso quindi. rispetto ad adesso. Non proprio. Diciamo che Siracusa antica aveva Ortigia, che è il primo mito, e poi vari quartieri, quindi della Neapoli e della Tiuche, che sono praticamente quei quartieri dove abbiamo noi adesso l'anfiteatro, il teatro e il Museo Palazzo Rossi. Ah, ho capito, quindi comunque ci sono dei riferimenti anche all'attualità odierna, insomma, alla Sì. situazione attuale di. Anche a tutta Bravia hanno fatto vedere pure in questo manga il castello Riolo, che per parole è l'unico castello dell'Evantico rimasto ai giorni nostri. Castello Hai capito? E quanti anni dovrebbe avere? Riolo, stiamo parlando a inizio che è costruito da Dionisio, praticamente il vecchio, quindi fino all'età romana, quindi almeno diciamo, 2 secoli ce l'ha, diciamo, di Porca questo miseria, periodo. porca miseria. Vedete, io voglio davvero riflettere insieme a voi, ma anche insieme a Vincenzo, davvero sulla valenza storica, comunque davvero sul senso storico, sul senso di reale riferimento alla storia che tutti noi conosciamo, come vedete, dietro proprio anche i manga, dietro anche l'animazione. A proposito di animazione, invece, Vincenzo, qualche esempio in cui si vede fisicamente ciò che stai raccontando? Allora, l'animazione diciamo, è un po' più difficile trovare queste diciamo, esatte corrispondenze che sono cose che nel manga. Però, per esempio, vediamo un po', potrebbe essere interessante, diciamo, vediamo, sto riflettendo un po', perché nell'animazione usano più diciamo, alcuni elementi, soprattutto ad esempio nel genere robotico si usano parecchi tempi grechi. Sembra un paradosso, però. Ma effettivamente è un po' strano, vabbè, ora non è che io voglio fare gli esempi banali, bla bla bla, eccetera, eccetera, però quanto riferimento c'è al greco, per esempio nei Cavalieri dello Zodiaco, Sì, infatti. tu Ma spesso forse lo. l'unica opera che più, diciamo, tendente a manga, tipo che parla di cicli africani, è Ulisse 31. Ulisse 31. Sì, Ulisse 31 è un anime, è una coproduzione franco-giapponese.
Hai capito? La cosa strana è che prima uscì in Europa e dopodiché uscì in Giappone. Ma perché uscì l'anno dopo? Perché il character design di Ulisse 31 era praticamente possesso dei quali dello zodiaco. Ah, hai capito. Sì, Hai è capito. stato nemmeno. Sì. Quindi comunque c'era un, come dire, c'era un riferimento, ecco. Sì. Molto interessante. A che anno risale, Ulisse 31? Primi anni 80. Primi anni 80. Molto interessante. Tra l'altro, mi piace il fatto che stiamo dando ai nostri amici. Ecco, Vincenzo, la regia lo sta mandando in onda in questo momento. Stiamo mandando in onda proprio in questo istante la copertina proprio di Ulisse 31, la stiamo vedendo insieme. Molto interessante. Tra l'altro, ripeto, non è il solo esempio, ma quello che più mi fa comunque, così in qualche maniera, pensare, mi fa realmente, riflettere, è il fatto che, davvero io non, almeno io, diciamo, per la mia conoscenza, non mi sarei mai aspettato un tale livello di presenza storica Sì. nei manga in questione e non solo nei manga, Il character peraltro. design di Ulisse 31 di Shin Ohara, che è quello che ha fatto lo stesso character design del Cavaliere Zodiaco e di Lady Oscar. Sì, esatto, lo sto vedendo insieme a te, ecco, quindi comunque c'era una sorta di fil rouge, comunque c'era, tutto sommato. Infatti, Ulisse 31 praticamente è la versione fantascientifica dell'Odissea. Hai Quindi capito? abbiamo che l'Odissea viene lasciata, allora, nella sua fedeltà, dal punto di vista dei personaggi, solo che viene trasportato in una chiave fantascientifica, perché Ok. lui fa un viaggio nello spazio, Quindi viene Ulisse. calato Se in ne è questa calato in un chiave. mondo fantascientifico. L'unica differenza è che, per esempio, nell'Odissea, Ulisse si è inimicato Poseidone. Invece qua Zeus. Ecco, vedi, ci Però sono. c'è lo stesso discorso. Come Ulisse uccide Polifemo e si inimica Poseidone, lo stesso in Ulisse 31 lui uccide Polifemo e si inimica Zeus. Come Quindi vedi, comunque, non se ne esce comunque. no, cioè, sì, praticamente è bello, perché poi praticamente tu ti vedi Ulisse 31, ti ripassi in qualche modo, diciamo, l'Odissea, e però lo vedi anche nella fantascientifica. No, è interessante perché comunque diventa quasi una sorta, come dici tu, davvero di ripasso, diventa quasi un modo per studiare quelle stesse cose che abbiamo studiato sicuramente ai tempi di scuola. Quindi questa cosa fa effettivamente la differenza. Vincenzo, tra le altre cose, perché ricordiamo che tu hai una collezione gigantesca, Sì, piccolina, diciamo. cioè una sorta di Sancta Sanctorum del Sì, manga, e sì, sì. ci sono delle cose anche lì in mezzo, non dico introvabili, ma circa quasi. Diciamolo pure. Scusate, se non mi strozzo prima, tra i vari manga, o comunque tra i vari film di animazione che hanno dei riferimenti alla cultura greco-romana, parlo personalmente per quanto riguarda te. Qual è uno dei tuoi preferiti e perché? Qual è quello che ti colpisce maggiormente ancora adesso? Allora, dal punto di vista del manga, mi è piaciuto molto Ad Astra, che mi parla praticamente della seconda guerra punica in tutta la sua interezza, Ho quindi lo capito. scontro fra Annibale e Scipione, la fine ingloriosa di Scipione l'Africano, la fine ingloriosa di Annibale.
Ovviamente con la marcia in Ovviamente in più. questo manga, come precedenti, ci sono le cartine in cui tu vedi praticamente come erano i due eserciti disposti. Quindi proprio gli schieramenti, come una partita E praticamente. per esempio, nella battaglia di Nola, per esempio, il mangaka la descrive in maniera differente, però lui ci rimanda, ci dice, in questo capitolo ho scritto in maniera differente, non andò così la battaglia di Nola. Se volete sapere quando è andata a finire, dovete cercare Polibio e Libio. E ha citato le fonti Polibio Quindi e Libio. comunque per una questione di, come dire, di rispetto Sì. della realtà storica e della verità storica, c'è comunque un La cosa riferimento. unica che praticamente quando gli hanno proposto a questo autore di fare un manga sulle guerre puniche, lui non conosceva i fatti Annibale, l'unico suo Annibale che conosceva era l'Annibale, quello del film americano. Certo. Beh, sì, Che era esatto. bellissimo. Ah, di Hannibal Lecter conosceva. Comunque lui, assieme al suo staff, ha fatto una ricerca storica enorme e infatti praticamente questo manga è una riproduzione abbastanza molto fedele della seconda guerra punica. Ho capito. Mi dicevi invece che per quanto riguarda l'animazione è più complicato, è più farraginoso trovare riferimenti di questo tipo, ma Sì, qualcosa comunque c'è. c'è anche Alessandra che tutti hanno visto su NTV. Sì, assolutamente. Anche là, diciamo, grosso modo è così. Ci sono piccole cose, tipo Alessandria va a Babilonia, non ha scoperto, questo non è storicamente attendibile, o Alexandria che incontra l'Atene di oggi nel cane non è vero, lo incontra a Corinto. Ma Ma su Perugia, diciamo, anche là Alessandria è vista in maniera fantascientifica, però la storia viene in qualche modo rispettata. Infatti abbiamo Demostene che contro praticamente Filippo di Macedonia e contro praticamente Alessandro Magno, che riesce a sconfiggere a Tebe grazie alla velocità, quindi alla cavalleria praticamente. Quindi E anche qua in Alessandro agisce di abbiamo una furbizia. sì, Bucefalo, si vede Bucefalo, si vede Bucefalo. Quindi anche qua, pur essendo un'argomentazione fantascientifica, abbiamo una per quanto riguarda storia fedele di Alessandro Magno. L'unica cosa bella è che Alessandro Magno in questo anime viene detto il distruttore del mondo. Però Poverino. Diogene Laerzio, con Diogene il cane praticamente, lui dice sì, tu sì, può essere sei il distruttore del mondo, ma potresti anche tu creando uno nuovo. In effetti, anche se questo discorso non c'è non sappiamo se c'è stato o meno, perché non sappiamo questo qua. Però in effetti è così, perché poi Alessandro che fa? Trasforma, a parte che mi grecizza tutto il Medio Oriente, tant'è vero che in epoca romana in Siria si parla il greco, in Afghanistan si parla il greco. Tutti diciamo i regni nemici si parlano il greco e il greco rimarrà praticamente lingua madre nell'impero romano d'Oriente fino praticamente alla sua caduta nel 1453. Beh, Vincenzo, ora senza volere troppo dare riferimenti alle realtà storiche, perché poi si cadrebbe troppo nella, No, così, nella, sarebbe troppo, diciamo, così troppo no, lungo. nella critica comunque, spicciola, Sì. eccetera, eccetera. È pur vero il fatto che quelli che vengono definiti, parlo ovviamente a livello storico, anche perché il momento diciamo, geopolitico attuale, lo momento storico-politico attuale, diciamo che è abbastanza pericoloso per fare questo tipo di discorsi. Però è pur vero il fatto che la storia ci insegna, se noi abbiamo un minimo di obiettività storica, che comunque e dietro quelli che sono stati definiti tiranni, eccetera, eccetera, hanno comunque fatto comunque tanto, e la storia ne è testimone. Basti pensare, io cito sempre i riferimenti di Ugo Foscolo. Ugo Foscolo comunque è vero, parlava della tirannia
mia di quei tempi, però è pur vero il fatto che inizialmente aveva lodato diciamo, l'operato del tiranno, tra virgolette. Che però comunque, vabbè, poi diciamo ci sono tutto il discorso, l'editto di Saint-Cloud, chi se lo ricorderà, insomma la storia insegna. Però dico, è pure vero il fatto che sì, tiranno per quanto vuoi, è comunque sempre per una questione di deontologia storica, diciamo così, di obiettività storica, è pur vero che di morti ne hanno fatti eppure tanti. Però, diciamo, anche a livello culturale è stato fatto tanto, a livello anche monumentale, a livello, cioè, le tracce storiche talvolta sono arrivate fino a noi. Sì, perché Parlo. Alessandro Magno ha creato praticamente la cuneo greca, ellenistica, praticamente, che ci fu tutto il Medio Oriente in sostanza. Quindi non è che diciamo stiamo parlando di Bau Bau Micio Micio. E No, io infatti. Poc'anzi citavo l'esempio più così più esplosivo, più concreto, che era quello dell'editto di Saint-Cloud di Napoleone con Ugo Foscolo che ne parlava. Però lo ricordiamo, Ugo Foscolo ha anche lodato Napoleone un po' come lo si vedeva come il salvatore in qualche modo. Tornando alla a bomba, all'argomento di questa live. Una cosa, ad esempio, un film che potrebbe essere, sì, volendo, un po' richiama, però è il film su Corvinelus del 92. Racconta, racconta, mi sembra interessante la cosa, racconta. Allora, praticamente Corvinelus è un racconto di Osamu Dazai, famoso in Italia per diciamo un'altra opera che l'ho qualificato. Quindi, anche se preferisco il titolo giapponese non più umano, quindi lui non si sente fa parte della società in cui vive. È un romanzo abbastanza triste. Tornando, diciamo, A a livello Corvinelus, psicologico, diciamo, ha il suo perché. sì. Andando a Corvinelus, praticamente lui, Osamu Dazai, prende spunto da Schelling, che ha fatto una ballata nel 1700 praticamente. E in questa, diciamo, leggenda si parla di ambientata a Siracusa ai tempi di Dionisio, quindi Dionisio il Vecchio, proprio semplicemente. Dionisio il Vecchio aveva questo Dionisio aveva una visione pessimistica dell'umanità. Per lui non c'erano più esseri umani degni di questo nome, tutti erano potenzialmente dei traditori o comunque l'umanità era marcia lenta, in Oddio, sostanza. non è che gli si possa dare tortissimo, eh. Certo, Nelos che fa in qualche modo, Nelos è andato a Siracusa perché doveva comprare, diciamo, il regalo per la sorella perché si doveva sposare e incontrare il suo amico Seinuntinus. Nelos cerca di, diciamo, uccidere Dionisio, perché aveva praticamente Dionisio era il tiranno, aveva tiranneggiato tutta la città di Siracusa, e Certo. viene arrestato. Ecco. Allora, però, Nelos cerca di chiedere un desiderio prima della morte, che è di vedere sua sorella sposarsi. Hai capito? Allora, Dionisio dice sì, ma deve avere un garante. Il garante è il suo amico Seinuntinus. Cioè, Ecco. Seinuntinus quindi va in prigione al posto di Melos, e Melos ha 3 giorni di tempo per tornare. Se il terzo giorno al tramonto non arriverà, praticamente il suo amico Seinuntinus verrà ucciso. E Seinuntinus fa una scommessa che secondo diciamo, il tiranno di Siracusa, Melos scapperà. Invece, diciamo, mentre invece Melos dice invece sostenere amici che lui farà in tempo. Si Quindi accettano Melos rifà. scommesse. Sì, stanno praticamente una specie di scommessa. Melos comunque riesce a sposare la sorella con un giorno d'anticipo, che è favoloso. E poi cerca di tornare, ma solo che tra tempeste, cavallo che muore, assalto di predoni, riesce per aver rotto della cuffia ad arrivare praticamente a Siracusa. E là abbiamo quindi, se non viene liberato, Dionisio che pensa che la loro umanità non è tutta malvagia, quindi finisce, diciamo,
tu, diciamo, felice e contento in sostanza. Beh, c'è anche, come dire, una sorta di, quasi di, così di happy ending, se vogliamo, una sorta di bel finale. E questo mi sembra veramente, molto, molto interessante. Dimmi una cosa, Vincenzo, chi volesse approcciare a, un modo diverso di, usufruire, dei manga, dei film di animazione, quindi comunque, chi volesse approfondire, per esempio, la, diciamo, l'approccio al manga, però proprio con questo tipo di, riscontro nella cultura greco-romana, eccetera, eccetera, con quali titoli potrebbe cominciare, questo tipo di approccio che non è quello classico del manga, le immagini buffe, come dici sempre tu. Infatti, vabbè, uno per esempio potrebbe esempio, leggere, adesso c'è pubblicazione, il manga Supplì nel Vecchio, che là, sì, è un manga un pochino romanzato, però ti fa vedere, diciamo, l'atteggiamento di Plinio il Vecchio alla vita, quindi ricerca scientifica, lunghi viaggi, e cita Merkel, un'altra storia. L'autrice, tra l'altro, questa l'autrice di Plinio il Vecchio è la stessa autrice che ha fatto sia Terme Rome, sia Olimpia Kuklos, la immagine che hai preso tu per fare, diciamo, il trailer a questa serata. Esatto, io speravo che tu appunto citassi l'immagine che ho utilizzato per l'attesa di questa serata, effettivamente. Voglio tornare a battere sulla questione anche dell'animazione, perché come tu mi dicevi, è già più difficile, già più farraginoso, utilizzo di nuovo il termine che ho utilizzato poc'anzi, poter trovare questo tipo di riferimenti, però mi sembra affascinante pensare che esista anche una animazione, dei film di animazione che abbiano questo fil rouge, quindi un manga culturalmente diciamo prediletto al racconto storico, per carità. Sì, Romanzato per quanto possa essere, che attenzione, alla fine sì. L'animazione perché comunque. è un po' diversa, perché a parte gli esempi che ho detto di S31 diciamo, Corineros, diciamo, per inciso, è una leggenda antichissima. Cioè, il primo a farla è Diodoro Siculo, Ah, il quindi siamo in nostro. epoca ellenistica. Certo. Ne parla pure Cicerone, una leggenda che è tramandata in secoli, sono anche autori inglesi che ne parlano. Addirittura c'è poi un film di Jerry Lewis che usa questa leggenda. Addirittura. Addirittura Sì. un film di Jerry Lewis. Ma Jerry Lewis con Dean Martin, sì. veramente? Ma veramente? Quindi guarda tu quante cose si vanno scoprendo Perché su. mentre questa è una leggenda, pur essendo ovviamente mondo, diciamo, mediterraneo, è più nota nel mondo anglosassone e Ah, non nel mondo italiano, cosa molto ecco. strana. È così, beh, effettivamente, ma sai, strana probabilmente fino a un certo punto, visto e considerato che comunque, come tu stesso mi raccontavi, c'è stata questa espansione attraverso, per esempio, i gesuiti, attraverso. Dimmi. C'è un'altra leggenda, per esempio, sempre diffusa molto in mondo anglosassone, un mito, che è Piramide e Tisbe. Allora, questa leggenda poi si è crea, è, diciamo, è il capostipite di Romeo e Giulietta. Diciamo, Romeo e Giulietta di Shakespeare è un remake di Piramide e Tisbe, in sostanza, in poche parole. Beh, Vincenzo, diciamo che. Tra virgolette, ovviamente. No, diciamolo tra virgolette perché sennò ci linciano. Cioè, No, ovviamente tra virgolette, però diciamo le attinenze sono molto forti, in effetti. Anche Stamito pure ne parla pure in Chaucer, nei racconti di Canterbury, per esempio. E questo mito pure viene citato in un cartomato giapponese che lo conosciamo tutti, che è Pollon.
Ah, e io qua volevo arrivare. A parte che ricordiamoci sempre, lo ricordiamo anche agli amici che stanno guardando, che sembra talco, ma non è, e serve a dare l'allegria, ricordiamolo sempre. Mi sono sempre chiesto cosa sia, preferisco non sapere, diceva Te lo dico qualcuno. io, questa fu l'invenzione del direttore del doppiaggio. Esatto. In sostanza. Diceva qualcuno di mia conoscenza, preferisco non sapere. Ecco, E per vedi. esempio questo mito di grande Tisbe che è in Pollon viene anche diciamo, viene descritto da Ovidio nelle sue Metamorfosi. Quindi abbiamo Pollon che mi cita Ovidio. Cioè, che è bellissimo sto ciò. Ma infatti, Vincenzo, esattamente proprio diciamo mi dai il là, proprio per fare vedere come ci sia quest'altro esempio splendido e spettacolare di come venga appunto utilizzata la storia per poi comunque fare un. Così un cartone animato, cioè Pollon, per esempio, è proprio l'esempio più lampante che ci possa Infatti, essere. in Pollon molti miti sono poi, tra virgolette, sono sì, diciamo rispetto al 90% la mitologia greca, solo che spesse volte molti miti greci non è che hanno un finale bellissimo, quindi in Pollon il finale viene un po' addolcito. Per esempio, in Piramide e Tisbe i due si amano, ma le famiglie non lo vogliono sapere, e loro, grazie a un buco tra le due case che loro abitano, in due case a fianco, riescono a guardare. Poi fuggono. Lo Geniale so, questa sembra cosa. un pochino voyeuristico, però purtroppo è andata Beh, così. sì, effettivamente un Devo po' leggere sì, video, è insomma. questo di qua, del bene follow è questo di qua. Diciamo, i due riescono poi comunque a fuggire, e impollono, però, a differenza del mito, loro due sopravvivono, perché Pollon riesce a farli, diciamo, tornare. Praticano sopravvivono, perché poi lo interviene in tempo. Nel mito, invece, prima nel mito praticamente abbiamo prima fugge praticamente Tisbe, e Piramide quindi capisce praticamente Tisbe incontra un leone, e lei perde il velo. Siccome il leone aveva preso una preda, praticamente insozza il velo. Piramide appena vede il velo e vede il leone, pensa che il leone abbia ucciso Tisbe, e quindi si ammazza. Tisbe torna indietro, anche Piramide torna indietro, si vede bene che Piramide è morto, allora praticamente succede pure lei, e tutte e due muoiono. E da questo, da, e dalla morte vicino, fatta vicino a una pianta, nascono praticamente il Jersey. Ma guardate, gu veramente, guardate quanta cultura parte attraverso, che poi in realtà, attenzione, non è la cultura che parte dal manga, ma è proprio il manga che parte dalla cultura. È questo che mi fa veramente poi apprezzare comunque non soltanto il genere, ma comunque la storia e tutto veramente il comparto che gira intorno. Dimmi una cosa, Vincenzo, a proposito di comparto che gira intorno, quali sono state diciamo a livello temporale, quindi secondo un ordine temporale, le uscite più recenti, se ce ne sono state, che abbiano dei riferimenti alla cultura greco-romana. Tu, diciamo, cosa hai letto recentemente, o il più recentemente possibile? Ah, l'intendo come temporale è quello su Pino il Vecchio. Poi abbiamo gli Archimedi, che sono i primi anni 2000, e Adastra, che sono pure negli anni 2000, questo punto di manga. Come animazione, ho detto, c'è abbastanza poco, a parte un'opera che si chiama Ai Bunkaku, che praticamente questa è un'opera che mi parla dei capolavori della letteratura giapponese. E in questo capolavoro della letteratura ci sono due episodi, il 9 e il 10, che parla di Corvinus. Questa è un'opera del 2009. Quindi comunque stiamo sempre parlando di più di 10 anni fa. E poi Non. abbiamo ancora dietro Ulisse 30, abbiamo Alexander e Ulisse 31.
Certo, ma non, secondo diciamo il tuo racconto non sembrerebbe molto attivo come genere, nel senso che è un diciamo quei manga che hanno o quei film di animazione un riferimento alla cultura greco-romana sono riservati ad una nicchia di eletti, nel senso devi essere un amante del genere? Io questo voglio capire. Allora, se uno cerca, tra virgolette, un manga che dovrebbe essere romanzo, tra virgolette, romanzo storico, sì. Allora sì, è più, per esempio, allora sì, sono un po' più ricercati. Ad esempio, dico, ad esempio, qua in Italia, per esempio, io da me in fumetteria sono l'unico che sta comprando qui nel vecchio. Ecco, infatti in fumetteria da Vincenzo c'è proprio una fotografia di Vincenzo con scritto Wanted, ricercato. Ormai sono famoso, quelli più strani sono miei. Ok, vabbè. Vabbè, ci Però, sta, insomma. per esempio, i riferimenti alla cultura classica sono un po' ovunque nell'animazione giapponese. Quindi, anche se tu, per esempio, c'è un anime robotico che è uscito in Italia, credo 5 o 6 anni fa. Questo è vecchio, questa è una delle prime trilogie di Tomino, quello che ha creato Gundam, per intenderci, che si chiama Yusha Raiden. La prima puntata si vedono che gli alieni distruggono il Big Bang di Londra Bello. e il Partenone di Atene. Beh, proprio direi che come inizio, proprio alla grande direi, ecco. Direi che l'inizio è abbastanza sui generis. E questo è già un piccolo esempio. O tempo c'è, abbiamo pure il gatto Pero, che praticamente è il gatto con gli stivali. Il gatto però io veramente io vi posso tutto ma questo è troppo il E lo gatto so, si chiama così, non è colpa mia. il gatto però non si può dire veramente il gatto E lo so, però è praticamente il simbolo della Toei stavo per di Animation. stavo per dirtelo Cioè, questo. Vincenzo Dimmi. volevo un attimino ti blocco un attimo ma ritorna Sì. poi sull'argomento volevo leggerti un estratto di una ricerca universitaria che io ho trovato esattamente in tema da Omero a Miyazaki, la mitologia classica negli anime e nei manga giapponesi. È una ricerca di aprile 2006 a firma di Eugenio Amato che vi invito a leggere. Volevo commentare insieme a te qualche passo di questa ricerca. Sì. Peraltro è una ricerca pubblica, quindi non stiamo violando alcun diritto Sì, perché è una. conosco l'articolo che giorno. Sì, è appunto, dico quindi, diciamo, non c'è niente. Correva l'anno 1984, quando in Italia veniva trasmessa in prima visione sulle reti Mediaset l'edizione italiana in 46 episodi delle avventure, ne abbiamo parlato poc'anzi, della piccola Pollon, versione anime dell'omonimo manga. Il titolo originale. Qual è il titolo originale di Pollon? Vai, Vince. Appunto. Oka Megami Moe Kogokoro. Esatto, questo diciamo, Vincenzo è più bravo di me. Tradotto letteralmente, Colo Colo Pollon, la storia della dea burlona. Ideato da Azuma Hideo e prodotto nel 79 dalla Kokusai Elga. Si tratta di un'animazione atipica, demenziale, ironica, irriverente e soprattutto educativa. Protagonista infatti è Pollon, piccola e vivace figlia di Apollo, dio del sole, nipotina del Burbero e farfallone nonno Zeus. Cito, continuo la citazione perché l'articolo è molto lungo. Troviamo ad esempio Medusa, ritratta come una deliziosa signorina che si è vantata troppo della sua bellezza, diventando la vecchia zitella antipaticona. Quindi c'è anche questa stereotipizzazione che poi alla fine rende Pollon quello che noi conosciamo. E poi volevo leggerti un Tanto è passo. interessante come questo mito di Pollon è un po' diverso, è un mito diverso di Medusa, Ah, certo, assolutamente. che esiste nella mitologia greca. Quindi a volte Pollon ricerca pure versioni di miti che non sono, diciamo, canonici.
Però Perché Medusa comunque. è una delle tre gorgoni, Medusa, Aletto, e chi conosce Cagliari dello Zio conoscerà soprattutto questo nome, Tifone. Esattamente, esattamente, io sto adorando tutto. Sto adorando tutto proprio perché lo state vedendo voi stessi. Comunque è bello sapere che ci sono questi bei riferimenti, è bello sapere che ci sono davvero i nostri ricordi da bambini. Io spesso racconto a Vincenzo i pomeriggi passati e molti di quelli che ci stanno guardando o che ci guarderanno on demand se lo ricorderanno, e i pomeriggi passati su Italia 7 a vedere i Cavalieri dello Zodiaco rigorosamente con doppiaggio originale, ma non solo. Poi vennero molto più avanti, venne Ranma Mezzo, venne il circuito Junior TV, insomma, e tanto altro. È bello, appunto, dicevo, che i ricordi dei pomeriggi passati in adolescenza vadano poi a così a mischiarsi ai ricordi comunque di scuola, ai ricordi comunque di quello che abbiamo studiato sui banchi di scuola. Ed è veramente, come diceva Vincenzo, secondo me, un ottimo modo per fare anche un attimo di passo personale sulle cose. Come si diceva, Vincenzo, passo della ricerca in questione. Banalmente, il primo commento che verrebbe da fare è che c'era una volta Apollo ne costituisca una parodia riduttiva dei miti greci. Al confronto, l'edulcorazione presente in Apollo non fa che nobilitare un mondo mitico che, almeno agli occhi di oggi, si rileva a dir poco agghiacciante. Questa cosa tu me la stavi dicendo poc'anzi, nel senso che ci sono Infatti, delle tragedie vere e proprie che no, sono. infatti, sono proprio i finali dei miti. Che sono molto edulcorate, Sì, moltissimo, il finale sì. perché la violenza comunque non è mai stata, insomma. No, infatti. Tra virgolette, bambini, perché lo abbiamo seguito. Bambini comunque ne fa, certo, d'accordo, una necessità di essere un tantinello più edulcorato, se vogliamo, però comunque alla fine il risultato è più che interessante. Infatti. Vincenzo, mi piacerebbe, tra l'altro, parlare con te anche di una cosa che io noto spesso. Va bene nel mondo dei manga, dell'animazione in generale, ma comunque anche diciamo nella sottospecie calata dei riferimenti alla cultura greco-romana che diciamo è oggetto di trattazione di questa live. Non so perché, e questo lo chiedo a te che sei un grande fruitore di questo genere di audiovisivi e comunque anche di materiale editoriale. Sembra quasi, così voglio buttare una bomba sia a te sia a coloro che ci ascolta, che ci sia una sorta di snobismo, perché si va a pensare che il manga è quello puro, è quello del mangaka che comunque ha portato avanti quest'arte del manga, eccetera, eccetera. Quindi la contaminazione storica andrebbe a falsare, a rendere meno puro ciò che il manga realmente è, ciò che l'audiovisivo realmente è. Tu che ne pensi? Sei d'accordo? Anzi, è un valore aggiunto? Tu, diciamo, che cosa ne pensi? Perché spesso ho sentito dire sì, però, sì, però, sì, però. Beh, non bene. Tutto il manga è un media molto popolare, quindi ce ne sono in Giappone di diversi tipi. Per esempio, anche adesso sto pensando, per esempio, questo è più un anime che parla del campeggio e come si campeggia, con le lezioncine del campeggio, per Cos'è? dirti, Un tutorial, praticamente. sì, un tutorial. Yuri Camp, e ti dice qualche consiglio, ti dice. Là in Giappone, per esempio, dove andare, o per esempio, io sto leggendo un manga sulla una fotografa,
che mi fotografo alcuni scorci di Tokyo inedita, per Bello. esempio. Come si Vabbè, chiama? come vedono, sì. E poi abbiamo quelli che conoscono tutti, Dragon Ball, One Piece, il famoso Battle Shonen. Certo. Vincenzo, come si chiama il manga che stai leggendo della fotografa? La fotografa. Ah, la fotografa. Sono tre volumi, sì, della Ica di edizione. Ecco, così diamo eventualmente anche dei buoni consigli per la lettura ai nostri amici che sono all'ascolto e a quelli che ci ascolteranno successivamente. E tra l'altro tu mi racconti spesso anche di quel genere di manga che a me fa tanto ridere, però c'ha quel nome, Itoko cosa? Dai, dillo, Itoko. Ah, è un cazzo! Ma quello non è come telefilm. Ah, Telefilm con i telefilm, supereroi giapponesi. scusami, scusami, scusami. Mega Man è quello, diciamo, che noi non vecchietti si ricorda. Oppure chi è meno vecchio di noi si ricorda i Power Ranger. Esatto. Certo, i Power Ranger Tokocatsu, dico, mi viene un po' forte, No, che diciamo. Power Ranger è fantastico, Power Ranger, che sono un'invenzione americana. Che praticamente fanno? Gli americani prendono le scene di combattimento di un telefilm giapponese. E poi fanno gli interni gli attori senza divise americani. Interessante, quindi è una sorta di Si così. dimette praticamente. Sì, Infatti io personalmente non piacciono molto. però anzi Ho amato la prima stagione, in effetti, per essere onesto. beh, In comunque. effetti. E comunque tutto sommato hanno avuto un grande successo, hanno avuto comunque un grande feedback di Più una pubblico. nostra generazione, perché fu uno importante assieme agli anime, quindi abbiamo per esempio Mega Man, Guerre Galassie, Poseidon, però qua non c'è, diciamo, molta attinenza al mondo classico. No, vabbè, poca. Spectreman, per esempio. Poca o nulla, assolutamente. Però chi per esempio è della mia generazione, io sono, diciamo, un Sì. pelino più giovane rispetto a te, ma neanche tanto. La mia generazione è assolutamente, lo dicevo poc'anzi, è quella di Italia 7 con i Cavalieri dello Zodiaco. Infatti. Io ricordo dei ricordi stupendi di questi pomeriggi. Ovviamente io non voglio fare polemica di nessun tipo e non la farò, però sempre rigorosamente con doppiaggio originale, perché poi. Però ti dico una cosa interessante, per esempio, se vi ricordate le ultime puntate del Grande Tempio, Sì. c'è Pegasus che piglia lo scudo della statua di Atena. Per poter eliminare la freccia della dea Atena che era stata conficcata nel petto. Allora, questa statua, che dove prende lo scudo, è esistita davvero. Ah, hai capito. Questa è praticamente la rappresentazione fedele della statua Crisi Elefantina di figlia della scelta del Partenone. Hai capito. Atena Partenos era una sorta di elefantina, quindi con vari elementi, avorio, oro, eccetera, eccetera, enorme, perché era dentro il Partenone, dentro la scena del Partenone, quindi probabilmente fosse quasi al tetto. Quindi immaginate quanto era essere grande questo stato. Questa statua aveva la dea Nike sulla mano, come nel manga, lo scudo appoggiato e la lancia. Hai capito? Hai capito? Vincenzo, ci arriva una domanda da un nostro lettore che ti voglio girare in tempo reale per come è arrivata. Ho una domanda per Vincenzo: che cosa ne pensi del remake dei Cavalieri dello Zodiaco andato in onda nel 2019 su Netflix? Non mi è piaciuto. Ecco Anche perché, bene. per esempio, infatti, ho visto qualche cosa così. L'unica cosa che a me non mi è piaciuto è perché hanno reso femminile Andromeda. Il Vincenzo. problema, a parte, allora, sì, Andromeda teoricamente sembra nella storica come dire, femminile. Allora, Vincenzo, un attimo, prima che continui, il discorso di trasformare Shun in Shaun ha lasciato perplesso
Complesserrimo, devo dire anche a me. No, ma anche perché l'armatura di Shun è l'armatura di Andromeda. Appunto. Quindi Andromeda, se molti non si ricordano, praticamente viene legata alle catene su una roccia come sacrificio per Poseidone. Quindi non è perché lui ha l'armatura di Andromeda, è una caratterizzazione, come dire, tra virgolette, femminile. Tant'è vero che nel Zodiaco lui ha una, praticamente, ha una specie di relazione con una sua, diciamo, allieva, non allieva, diciamo, studentessa nel liceo di Andromeda. Quindi, diciamo, Ecco, no, perché è poi. l'armatura rappresentando Andromeda, ha probabilmente fattezze femminili, ma Certo. non c'entra niente. Voi non sapete una cosa, lo dico agli amici che sono in live. Vincenzo mi sta vedendo in videochiamata. Voi vedete il giomba virtuale che sta parlando, ma Vincenzo mi sta vedendo i segni che sto facendo io in videochiamata nel sentire queste cose che c'è veramente da rabbrividire. Ma volevo rispondere, Vincenzo, sia a te sia al nostro amico che ringraziamo che ci ha fatto la domanda. Il cambiamento da maschile a femminile sarebbe figlio di una cosa che Vincenzo, come me, odia lui, odio pure io, il politicamente corretto. Mi spiego meglio. Cito testualmente, su Twitter, uno degli autori del remake, Eugene Son, ha spiegato ciò che io vado testualmente a leggere. Quando abbiamo iniziato a sviluppare la nuova serie, volevamo cambiare ben poco. L'unica cosa che mi preoccupava era il fatto che i Cavalieri di Bronzo erano tutti ragazzi. 30 anni fa, un gruppo di ragazzi che combattevano per salvare il mondo senza ragazze non era un grande problema, anzi era la norma. Ma oggi il mondo è cambiato e la norma sono ragazzi e ragazze che lavorano fianco a fianco. Siamo abituati a questo. Però, Vincenzo, voglio domandarti: basta il politicamente corretto a giustificare una modifica così sostanziale dei personaggi, non dico della trama, ma dei personaggi? Allora, per me no. Allora, poteva anche mettere un personaggio in più se vuoi fare una cosa del genere, e comunque dimostra che lui in effetti abbia poco, visto poco i Cavalieri dello Zodiaco. Perché non è che Tisifone o Castalia rimangono inoperosi, anzi, hanno una parte attiva. Ecco, molto Quindi bene. diciamo che non è proprio. Né che dico sono soli, hanno diciamo, le donne, come diciamo molte anime giapponesi, anche diciamo dagli anni 80 a salire, fanno funzione di appoggio, però un appoggio attivo. Un appoggio attivo, Ah, direi. sì, perché praticamente fanno parte, diciamo, con un esempio, c'è una scena, esempio, che Castalia va ad Asgard perché sente che è in pericolo, poi viene diciamo catturata da Megre, però Castalia in questo caso non rimane in passiva, non rimane, diciamo, passiva e ferma. Quindi dalla Grecia si arriva ad Asgard. Ecco. Sisifone lo stesso. Non Esatto. hanno una parte, sì, onestamente non hanno una parte fondamentale della storia, però non manco possiamo definirle personaggi passivi, non lo sono affatto. Tutte e due sono tra l'altro sacerdotesse guerriere. Certo. Assolutamente. Mi fanno una domanda, Vincenzo, anche se è leggermente fuori tema rispetto a quella, diciamo, con cui è partita la live, però voglio girartela perché comunque mi è, diciamo, piaciuta perché è stata veramente fatta con grande precisione, probabilmente è stato anche perso del tempo per fare questa domanda. Voglio fare una domanda a Vincenzo, anzi due. E noi gliela facciamo. 1. Vincenzo, ti consideri un purista? O pensi che i remake, se fatti bene, possano dare qualcosa di più all'opera originale? Questa è la prima domanda. Tutto dipende, ovviamente, come le cose, come sono fatti i remake. Io rimasto non ho preclusioni contro il remake. L'importante è che siano fatto con tutti i crismi. Non hai preconcetti, diciamo. No, infatti, per esempio, un remake che ho apprezzato molto è il remake di Mazinga Z, che sono due opere totalmente differenti, però.
Per esempio, un esempio, il Mazinga Z, che è il manga del 2000, ma anche un'opera, il Mazinga Impact, il Mazinga Z è lo scheletro di Zeus, Ecco. cosa che nel Mazinga Z del 72 non c'è. Esatto. Dopodiché, la nostra amica che salutiamo ci fa, ci cita alcuni remake e vuole sapere se tu li bocci o meno. Il primo che ci racconta è Cyborg 009. Cyborg 009 ne ha. Diciamo. Allora, abbiamo, secondo me abbiamo la prima serie in bianco e nero, Esatto, esattamente. quella degli anni 80 praticamente è a colori. Io ho Esatto. visto anche la terza, la serie degli anni 2000. No, a me non mi è dispiaciuto. Tra l'altro, l'ultima serie di Cyborg è abbastanza fedele al manga. Esatto. Ah, ecco, la nostra amica dice: "Non ho problemi a dire la mia età, ho 49 anni". Ecco, allora si spiega la Sì, conoscenza, no, eccetera, eccetera. ho visto due serie più alcuni film in bianco e nero di Sabato. Oh. Poi cita l'originale Helsing, il remake Helsing Ultimate. Allora, solo direi, mi piacciono tutte e due, solo che l'Helsing con il primo è meno sfratto rispetto al secondo, però tutte e due mi sono piaciute. Poi cita Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist Brotherhood. Allora, qua per capire, allora, quando fu fatto Fullmetal Alchemist, che voi avete visto ovviamente su NTV, il manga era in costo, quindi Esatto. chi ha fatto l'animazione ha preso leggermente una via diversa rispetto dal manga. Invece Fullmetal si è bravo, invece è fedele al manga. No, a me tutte e due mi sono piaciute, le ho viste tutte e due. Ora cita uno che per me, diciamo, io non ho visto, ma sicuramente credo che tu abbia visto perché tu hai visto il mondo, quindi. L'originale Fate Stay Night Movie, il remake Unlimited Blade Works. No, questi due non li ho visti, Effettivamente, onestamente. manco io. Vabbè, questo Li conosco come titoli, però non li ho visti. Hunter per Hunter e Hunter per Hunter del 2011. Ah, tutte e due mi sono piaciute alla fine. A me Solo, sì. allora, forse ante il secondo, allora, va un po' più avanti rispetto alla prima serie, perché devi sapere che il mangaka di ante viene anche considerato il re delle pause. Esatto. Quindi diciamo la seconda serie di Ante Ante è da un punto più avanti rispetto alla prima. No, tutte e due sono vissute tutte e due. Ora qua Vincenzo si scatena, adesso appena gli dico questo si scatena. Neon Genesis, Evangelion ed Evangelion Rebuild. E io lo sapevo. Vabbè, nel Cyberbuild sarebbe praticamente come avrebbe potuto fare nel Evangelion più di 20 anni fa Ikari, praticamente. Diciamo, hanno anche l'idea che hanno. Non Pro lo so, promosso bocciato. tutte e due sono abbastanza oscuri, anche perché, per esempio, nel primo hanno dovuto fare due film per dare un finale a Evangelion. Questa è praticamente è una tetralogia. Quindi li considero tutte e due opere. Tutte le persone opere valide. Dai, magari di vedere più di una volta perché devi, essendo abbastanza usando un termine in siciliano, magari infortunata, ecco, complessa, bisogna vedere Esatto. solo con calma. E soprattutto bisogna un attimino andare a così a sviscerare punto per punto perché dobbiamo veramente riuscire a veramente a snocciolare ecco quello che possono offrirci. Ho ancora una domanda. Questa domanda, devo dire, mi ha incuriosito. Te la faccio perché mi ha incuriosito ed è in tema con l'argomento della nostra live. Tra i vari manga o film di animazione che abbiano un riferimento alla cultura greco-romana, cosa pensi ancora manchi? Voglio dire, Quale ti piacerebbe? Scusate, ho sbagliato io a leggere, la mia stanchezza che si fa sentire. Cosa ti piacerebbe vedere in un manga o in un film di animazione con riferimento alla cultura greco-romana? È una bella domanda, forse te l'avrei fatta anche io effettivamente.
Non lo so, in effetti. Che, per esempio, in un manga, c'è un manga, ad esempio, che si parla dell'imperatore Macrino, che bellissimo. Macrino. L'imperatore sconosciuto ai più, vabbè. Macrino. Macrino, sì. Macrino, bello, interessante. Ha fatto qualcosa di Macrino è particolare? entrato a Natale a Santo Stefano, diciamo, un imperatore. Appunto, no, io ora tu mi metti di Come cosa? In effetti non lo. Boh. Macrino. Scusate, io mi sono bloccato male con Macrino, abbiate pazienza, ma io eccolo qua, Macrino, ecco, l'ho trovato. Praticamente ha vissuto dal 164 al 218 d.C. Hai capito? Ecco, vedi che bella barba, c'è una barba simile alla tua, Vincenzo. Imperatore Macrino. Vedi, uno dice, ah, ma ti vedo fatto un po' Macrino, ecco. Ecco, Questo se è qua. bello, secondo me fare anche, per esempio, può essere anche, diciamo, potrebbe avere anche un favore pubblico attuale, fare un excursus sulle donne della dinastia di Settino Severo. Ah, e come mai Perché erano questa? tutte donne con, diciamo, di personalità forte. Ecco, donne con Esempio, le Giulia balle. Donna, che è la moglie di Settino Severo, aveva, diciamo, la possibilità di muovere eserciti. Forse l'unica donna che poteva avere di muovere eserciti fu la madre di Alessandro Magno Olimpiade, che morì Beh, fu in. Ecco, diciamo quindi che sto parlando di due donne proprio nate in periodi diversi. Rinomatamente le donne hanno possibilità di muovere cose, diciamo, tipo. Eserciti, diciamo, un pochino lì. Per l'epoca era. Ma tutte le donne severiane erano, diciamo, nella dinastia dei Severi, erano loro che portavano i pantaloni, Ecco, in bello, sostanza. bello. Quindi fare una nuova descrizione sarebbe bello, magari può essere successo dato in questo mondo, diciamo così. Potrebbe essere interessante perché magari in molti non. È un aspetto che magari non viene molto conosciuto. Spesso si Assolutamente. pensa. Più gli imperatori, diciamo, solo maschi, invece qua nella dinastia dei Severi, che comunque è la dinastia tipica, perché è la dinastia siriana. Ah, ecco, vedi. Hai capito quante belle cose si scoprono? Devo dire che è stata veramente per me un bel appuntamento, una bella serata. Chiaramente, diciamo, è stato il primo, sicuramente, di una lunga serie, perché ho chiesto a Vincenzo già di preparare i prossimi argomenti che vi annunceremo man mano. E comunque è bello sapere che esistano persone proprio come Vincenzo che hanno una cultura così importante, così elevata, così diciamo di spessore. Quindi io veramente ne approfitto ancora una volta per ringraziare Vincenzo. Io ovviamente do a lui l'appuntamento su questa live quando vorrà, perché comunque questa live è sempre aperta. Non solo, ma approfitto sia per dire a Vincenzo sia per dire agli amici che sono all'ascolto che comunque diciamo ci saranno appuntamenti anche organizzati in maniera migliore, perché questo è stato il primo di una lunga serie, però siamo qua insomma per imparare, quindi anziché il microfonino, diciamo magari ci organizziamo meglio con il microfono più professionale e tanto altro, però mi fa piacere sapere davvero che ancora una volta l'amico Vincenzo sia stato qui per noi, per me e per voi che ci avete seguito in questa ora quasi e mezza circa quasi di diretta. Vincenzo, so che tu avevi preparato un canovaccio, c'è altro che volevi aggiungere? Io ti do liberamente il microfono. Piccole cose, è molto strano come per esempio spesso appaiono tempi greci o persone in esempio vestite alla greca negli anni robotici. Ma io questa cosa non l'ho mai capita. Perché
perché i robottoni hanno, o quantomeno i manga, gli anime, che hanno questa, diciamo, questo tema futuristico, eccetera, eccetera, hanno sempre questo riferimento al passato, alla cultura greca, alle... Cioè, perché? Perché questo è un elemento magari fantastico. In Mazinga Z, per esempio, i nostri guerrieri sono mostri fatti dai Mykenes, quindi Micenei, l'isola di Bardos, Io quindi veramente. diciamo abbiamo una sorta di mito di Atlantide, Atlantide, grande città, diciamo, una città del passato, grande categoria, che poi viene diciamo, distrutta da un cataclisma. Ecco, diciamo, il filone è quello in sostanza. Per esempio, anche in Golarion e Volkon abbiamo, nel Betaltea, resti di tempi greci, è un pianeta probabilmente alleato, abbiamo resti di tempi greci, ci sono pure. Anche se si mostri in Mazinga Z, richiamano un po' alcuni elementi classici, tipo Spartano K5, Brutus M3, Cerberus J3. Beh, È bellissimo. un elemento fantastico, ma Gonagai lui è un appassionato diciamo, di cultura occidentale, tant'è vero che ha fatto anche un manga sulla Dino con me. Hai capito? Io personalmente, ripeto, lo trovo sempre affascinante. Cioè, lo trovo veramente bello, appassionante, interessante. È davvero, credo che possa aprire, tra l'altro, a spunti molto, molto interessanti anche per pubblicazioni future, comunque anche per. Sempre una piccola curiosità e poi diciamo concludiamo. Per esempio, magari tu ti vedi il catalogo giapponese, tipo ad esempio mi sono visto tempo fa Durarara, che è ambientazione Tokyo, guerra fra bande, informatori, quindi tutt'altro mondo rispetto alla cultura classica. E in Completamente. una puntata, in una casa di questo, in una casa di un appartamento di uno di questi personaggi, c'era esposto un cavallino geometrico di età greca. Un esempio famosissimo, abbiamo a Musso Apollossi un esempio di cavallino geometrico. Hai Quindi in un capito? contesto totalmente avulso dalla cultura classica abbiamo un elemento di cultura classica. Io veramente, guarda, più ne sento e più rimango, colpito e sorpreso da questi racconti. E credo che, con la live di stasera abbiamo davvero, dato la possibilità di aprire anche uno spunto in più, perché no, di riflessione. E probabilmente anche di variabile rispetto al classico manga a cui tutti noi siamo abituati. Voi vedete Vincenzo lì dietro alle sue spalle, si intravede qualcosa, ma io che conosco quella stanza in cui è Vincenzo so che, diciamo, c'è molto, molto di più. Infatti. Ricordare Moby Dick 5, anche là sono un po' di tematica classica. Assolutamente, assolutamente. È stato per questo che io ho voluto veramente fortemente stasera questa live e soprattutto la presenza di Vincenzo, che io nuovamente ringrazio per averci dedicato questa quasi ora e mezza insieme. Io ovviamente, Vincenzo, ti ridò nuovamente l'appuntamento, possibilmente non in videochiamata, ma addirittura in diretta dallo studio di Bargiomba, che si sta attrezzando anche con gli appuntamenti in diretta, quindi spero di poterti rivedere presto, in attesa, logicamente, di tempi migliori in attesa di tempi migliori per tutti, insomma. Allora, Vincenzo, io ti ringrazio. E ti È auguro. stato un piacere parlare, poi questo momento mi piace parecchio, infatti in passato ho Assolutamente. fatto anche due conferenze proprio su questo argomento. Appunto, ricordiamo i temi delle tue conferenze, Vincenzo. Io ho fatto una conferenza sulla cultura classica dell'animazione del manga giapponese, poi ho fatto una conferenza sulla grotta della Morara, quindi che cosa bellissima, lo scheletro che è venuto di là soffriva di carie, quindi uno scheletro di età mesolitica soffriva di carie. Uno pensa alle carie è una malattia dei tempi moderni, non è così.
No, non è così, anzi, leggevo qualche tempo fa, e parlo con uno storico, quindi mi potrai dare ragione, che addirittura in tempi passati si riusciva ad aiutare la datazione dei teschi dallo stato dei denti, perché i ricchi che potevano mangiare maggiormente dolciumi e zuccheri probabilmente avevano maggiori carie rispetto ai poveri, che magari gli cadevano i denti, però erano comunque sani. Poi ho fatto anche una, sempre, diciamo sempre un manga giapponese su manga e riferimenti alla Sicilia nella versione del manga giapponese. Riferimenti alla Sicilia nel manga. Ah, Sì. hai capito? Questo è molto interessante. Questo è assolutamente interessante. Diciamo, le sentenze sono due, uno di natura storica e un altro di natura, diciamo, più malavitosa, però diciamo, i riferimenti ci sono. Che ci dobbiamo sempre fare riconoscere. Lo so. Va Vabbè, bene. c'è esiste un altro manga in cui c'è Berlusconi, vabbè. No, dai, ma non è possibile. Ma neanche se lo vedo ci Sì. credo. No, sì, cioè, è lui. Che è diventato negli anni 90, quindi diciamo un po' così. Vabbè, Vincenzo, se per questo ora siamo, diciamo, sotto chiusura, diciamo in questo magari quarto d'ora possiamo anche prendercela di cazzeggio. Io sento sempre le tue storie quando ti chiedo, Vincenzo, che stai vedendo, che stai leggendo? Quando Zorro, l'altra volta tu mi raccontavi le assurde vicende di Zorro, cioè, veramente, guarda. Vabbè, sì, in un telefilm giapponese il Zorro che fa il cattivo, sì. Oppure nella versione giapponese c'è una serie televisiva di Zorro e Zorro è biondo. Va bene. Zorro Okay. Perfetto, questo. biondo, Zorro No, biondo ha il suo si può perché. vedere. Però, vabbè, ok, lo facciamo biondo. No, dico Zorro biondo, obiettivamente ha Infatti. il suo perché, eh. Certo. Zorro biondo, parliamone. Ma anche lo Zorro della Filmation era pure con i capelli neri, scuro. Dai. Zorro biondo, Che poi insomma. veramente hanno delle sparate certe volte che sono. Che sono spettacolari, veramente. Io mi ricordo una sera che io e te ci siamo visti e abbiamo passato la serata a ridere su Renzilla. Sì. E questo fu un inventore del traduttore, diciamo, questo del traduttore, perché allora, Godzilla e Gojira. Quindi praticamente questo si chiama, in giapponese era Renjira, quindi chi ha fatto i fansub l'ha chiamato Renzilla, cioè io mi sono sganasciato le risate, cioè questa è un'opera del 72, C'è dopo la della stufata, satira politica. e praticamente Renzilla mi ha fatto sganasciare, mi ha fatto ricordare qualche personaggio che magari non possiamo dire così. No, vabbè, c'è della satira politica, però Vincenzo. Involontaria, che poi è una cosa fantastica. Regira, essendo un mostro elettrico, si autodistrugge come un drago, Dragon Ball GT con l'elettrico. È la stessa Esatto. cosa. Ci Esatto. sono in maniera inconsueta strettamente analogie, vero? È solo che quello si è distrutto, diciamo si è autodistrutto in un modo, un altro si è autodistrutto attraverso Un'altra maniera, il comunque. referendum elettorale, ma faremo finta di niente. Ma fatemi. Anche perché poi aveva detto, diciamo, mi tolgo dalla politica, ma non mi pare che sia andata. Anche in modalità pinguina. No, 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 non stavo parlando di nulla. È giusto? Sì, esatto, tu non hai visto niente, No, esattamente. no, no. Esattamente. Però, Vincenzo, io ho, diciamo, certe volte penso alle tante cose, alle tante risate che ci hanno unito in questi tanti anni di conoscenza e ripenso sempre a quell'aneddoto bellissimo che mi hai raccontato della guardia giurata che cantava mentre lavorava. Sì, e me sono io sul letto e fischiettava la canzone, fantastico, sì. Oh, è una guardia giurata che ha una marcia in più, effettivamente. No, bellissimo. No, va bene, comunque, davvero, poi diciamo sul personaggio Vincenzo avremo modo approfonditamente di parlarne, però davvero, vedete, è un piacere quando si possono condividere esperienze e anche emozioni, ricordi, cultura, conoscenza con persone così.
Assolutamente. Vincenzo, io ti ringrazio, ti rinnovo l'appuntamento alle prossime live, possibilmente in diretta, diciamo durante questa settimana. Lo annuncio a te, ma lo annuncio anche ai nostri amici all'ascolto. Durante questa settimana inizierà un attimino un processo di trasformazione del format Barjomba, che come avete visto si è già dotato di una sigla. Vincenzo non l'ha visto perché era in diretta con noi, ma c'è una sigla di apertura, adesso ci sarà una sigla di chiusura. Quindi diciamo, arriveranno tra le altre cose anche gli interventi video in diretta da parte dei nostri ospiti, naturalmente sempre con i commenti degli amici che ci leggono, quelli che ci leggeranno successivamente. Insomma, sicuramente ci aspettano tante sorprese. Quindi io ringrazio nuovamente il mio amico, il nostro amico, il vostro amico Vincenzo Anselmo, che è stato nostro ospite nella live Grazie di a questa voi, tutti sera. per aver seguito. Grazie. E allora, cari amici, io vi saluto e do appuntamento a tutti voi. Aspettate che mo torno io. Ecco qua. Vi do appuntamento alla prossima live di Barjomba. Saluto gli amici che hanno seguito dai vari social questa live. Vi do appuntamento. Come sempre, verrete notiziati in tempo. Dal vostro Giomba, come sempre, a tutti voi, giunga il mio più sincero, caldo saluto e l'augurio di una buona serata. A tutti voi, cari amici, un abbraccio e un caldo saluto dal vostro Giomba. Ciao! Da parte mia. Giomba su Twitter e su www.ilgiomba.it. Corri e clicca segui. Non perderti neanche un tweet.